Othorn crede che Zavala abbia abbandonato lei e i superstiti. E ora stiamo partendo anche noi. Se non partissimo, potremmo rimanere ad aiutarli. Ma se Zavala stesse veramente pianificando una controffensiva su Titano, potremmo salvarli e riprendere la città. Flotta dell'avanguardia. Parla nave guardiana 723. Abbiamo ricevuto il messaggio e vogliamo unirci alla lotta. Nave guardiana, parla Zavala. È troppo tardi. L'alveare ha invaso Titano. Ho sbagliato a radunarci qui. Comandante, siamo qui per aiutare. No, già troppi guardiani senza luce sono stati divorati dall'alveare. Dobbiamo abbandonare questa luna. Ci è tornata la luce. Che cosa? Impossibile. Comandante, se permette. Guardiana, parla la vice comandante Sloan. Abbiamo un piano, ma per metterlo in atto dobbiamo riattivare l'energia di questa stazione. C'è una flotta da preparare, guardiani da armare e una pila di intercettazioni della Legione Rossa da decifrare. Dobbiamo ottenere l'accesso al centro di controllo della stazione e ci serve il tuo aiuto. Se hai riacquisito veramente la luce, rispedisci l'alveare all'inferno. Guardiana, ti prego, fai attenzione. A cosa serviva questo posto? Durante l'età dell'oro, le città di Titano erano il fiore all'occhiello dell'umanità. Credevamo fossero abbandonate. Che stolto sono stato a pensare che l'alveare non si fosse infiltrato. Ho davvero un brutto presentimento. Davvero un brutto presentimento.
Ok, Sloan. Centro di controllo in vista. Ricevuto. Continua ad avanzare. Comandante, di questo passo potremo pianificare la controffensiva e assalteremo le mura della città in men che non si dica. Se solo fosse così semplice. Voglio pensare al vero scopo di quegli incantesimi dell'alveare. Dovremmo chiedere a Eris Morn. Lei saprebbe con quale divinità dell'alveare stavano comunicando. Nessuno ha visto Eris, o Ikora, o Cade dalla caduta della città. Abbiamo fatto Snow. Perfetto. Perlustra tutto il perimetro prima di entrare nel centro di controllo. Sembra che abbiamo trovato un terreno di riproduzione dell'alveare. Distruggilo. Thank you.
shield sgombrato. Ci dirigiamo verso il centro di controllo. Ben fatto. Fai piazza pulita del perimetro e ci muoveremo al tuo segnale. Ricevuto. Zavala e io stiamo arrivando. In arrivo sulla piattaforma d'atterraggio. Vieni su a fare un inchino. Non osavo crederci. Se la luce ha deciso di tornare da te, c'è ancora speranza per tutti. I nostri uomini continueranno a diminuire. Non possiamo più proteggerci e i sopravvissuti ancora meno. E senza la luce, possiamo considerarci ancora guardiani. Comandante. Non dureremo a lungo senza generatori. I convertitori mareomotori alimentano la stazione, ma grazie all'alveare hanno bisogno di attenzione. Ci penseremo noi. Sì, sono sicuro che ci riuscirete. Ok, non abbiamo ancora finito.
Ora che abbiamo raggiunto il centro di controllo, dobbiamo riattivare l'energia prima di pensare alla nostra flotta. Il comandante Zavala dice che vuoi contribuire. Io dirigerò le operazioni. Holiday fornirà assistenza tecnica. Sarà un'operazione semplice. Entra, aziona un pulsante ed esci. A sentire Sloan sembra sempre tutto facile, vero? Abbiamo condotto noi quei caduti? No, quegli avvoltoi ci stanno seguendo sin da quando abbiamo evacuato la Terra. Amanda, il nucleare ha infettato ogni cosa. Holiday, devi rimetterti in volo. Ci servirà una costante valutazione aerea della minaccia per mantenere al sicuro il perimetro. Oh, già, sai, la mia nave ha subito un po' di colpi durante l'evacuazione. Ti farò saltare la fila per le riparazioni quando sarà tornata la corrente. Bene. Riusciamo a vedere i convertitori mareomotori da qui. Fantastico, ora premi il pulsante e attivali. Accesso ai sistemi in corso. Alcuni dei pistoni sono in movimento, ma ancora zero corrente. Cosa è andato storto? I pistoni devono essere bloccati. Mi dispiace, ma dovrai uscire là fuori e trovare un escamotage. Thank you.
avete sentito? Avete sentito? Alle piattaforme dei convertitori. Ok, dirigetevi verso i pistoni bloccati e cercate di capire il problema. Una volta in movimento, siamo a posto. Oh sì, abbiamo trovato il problema. L'alveare ha messo qualche porcheria sui pistoni. Allora risolviamo il problema. Il primo pistone funziona. Gli abbiamo dato una bella stropinata. Va bene, ma è ancora parecchio buio qui. Sembra che dobbiate continuare a stropinare. Ultimo pistone sbloccato.
Il centro di controllo è ancora al buio. Non si tratta solo dei pistoni. Dovrete entrare dentro e manomettere gli interruttori. Prova la piattaforma centrale. Tutto convoglia lì.
interruttore automatico sarà da quelle parti. Trovalo e aziona il pulsante, come previsto. Sì, è tornata la corrente! Lavoro esemplare, gente. Ma dobbiamo ancora occuparci di queste trasmissioni nemiche che abbiamo intercettato. Altre due disperse nei tunnel laterali. Devo impartire nuovi ordini. L'ho sentito anch'io. No, non te lo stai immaginando. Una sorta di oscillazione sonora biologica. Iniziamo.